Jolene Blaylock è un'attrice statunitense. È conosciuta principalmente per aver interpretato il ruolo del subcomandante T'Pol nella serie televisiva di fantascienza Star Trek, Enterprise. Prima di Enterprise il suo ruolo principale è stato quello di Medea in un adattamento del 2000 di Jason e gli Argonauti. Jolene Blaylock ha iniziato la sua carriera come modella, apparendo sulla copertina di molte riviste ed è stata scelta per due volte come Girls of Maxim dall'omonima testata. Nel 2001 ha preso parte alla miniserie televisiva The Diamond Hunters, basata sul romanzo omonimo di Wilbur Smith. Nell'aprile del 2002 ha posato per Playboy ed è stata intervistata nella sezione 21 nel febbraio del 2005. Il 30° compleanno della Blaylock, il 5 marzo 2005, è coinciso con le riprese della sua ultima scena nel ruolo di T'Pol, nella primavera di quell'anno. Intervistata dal Toronto Star, ha definito deludente l'episodio conclusivo di Enterprise. In una successiva intervista ha spiegato che il suo malumore era dovuto al fatto che l'episodio conclusivo era più incentrato sui personaggi di Star Trek, The Next Generation, che su quelli di Enterprise. Ha espresso forti critiche nei confronti di Enterprise, specialmente durante la 3 e 4 stagione, affermando di avvertire una mancanza creativa ed un distacco tra i produttori della serie ed i fan. È nel cast di Doppia ipotesi per un delitto dove, per la prima volta nella sua carriera di attrice, compare per alcuni istanti in Topless. Compare inoltre come ospite in due episodi di Stargate SG-1 nella parte di Ista, leader di un gruppo di Jaffa. Nei mesi di marzo e aprile del 2006 Blaylock ha girato i Dream of Murder, un film per la televisione, vicino Calgary. Nel 2007 ha recitato come coprotagonista nel film horror intitolato Shadow Puppets e nel 2008 in Starship Troopers 3, L'Arma Segreta, secondo seguito di Starship Troopers, Fanteria dello Spazio. Nel 2010 è coprotagonista nel film Bad Cop, Polizia Violenta e nel 2011 è protagonista del film One Kind Day. Entrambi i film sono usciti solo in America. Nel 2011 è madrina dell'evento The Captains. Nel 2012 recita nel cortometraggio Troubled Teen, vincitore di vari premi, e recita nel film Killing Frisco, in cui ha una piccola comparsa. Sempre nel 2012 ha condotto una serata dedicata alla serie TV Second City This Week. È apparsa anche in La Spada della Verità. Jolene Blaylock è appassionata di cani ed è apparsa sulla copertina della nota rivista cinofila britannica K9 Magazine. Ama inoltre il surf e l'arte. Il 22 aprile 2003 si è sposata, in Giamaica, con Michael Rapino. I due hanno avuto tre figli, Ryder James, River Thunder e Rexton. Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.